Ore 18 di ieri, sfida accettata da numerose persone in tutta Italia, intere famiglie a cantare o suonare dai balconi, dalle finestre o anche perché no soltanto in casa. Chiamatelo pure Flash Mob Music Antivirus, un modo per sentirsi uniti, per cercare di allontanare lo spettro del Covid-19, per riscoprire anche l'italianità. E succede sempre, non solo quando gioca la nazionale di calcio, ma anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Dunque, al tam tam partito su smartphone e via social si sono accodati anche vari enti, comuni, scuole, associazioni che hanno voluto avviare questa sorta di campagna antivirus attraverso la musica e il canto, ciò che ci tiene sempre allegri. In tutta Italia c'è stata questa mobilitazione generale, da Siena, per esempio, dove in tanti hanno cantato la loro territorialità, sottolineando il senso di appartenenza. E poi la Sicilia, da nord a sud, insomma, tutti hanno voluto mettere bene in vista, in particolare il tricolore, scegliendo come jingle principale l'inno nazionale, che sarà pure in viso a qualcuno, ma che almeno mette davvero di buon umore e dà anche una carica pazzesca. A Pagani, per venire nel nostro territorio, non sono mancate le tamborre, si sono sentite un po' ovunque. A Nocera Inferiore interi quartieri si sono uniti nello stesso motivo, dalle palazzine musica a tutto andare. A Rocca Piemonte l'amministrazione ha lanciato l'hashtag Affacciati alla finestra, Rocca mia, che è stato ripreso anche in altre zone, pure del comprensorio. Certo, c'è chi per paura e con l'umore sotto ai tacchi ha preferito lasciar perdere, ma sono queste le cose che possono aiutare a vivere questa delicata situazione in un modo diverso, specie sotto l'aspetto psicologico. E visto che in questo momento storico non ci si può neanche abbracciare, a commuovere maggiormente, a vincere questa sorta di improvvisato festival della musica popolare, è stata la canzone che non t'aspetti, quella di Andrea Sannino, un giovane cantautore napoletano che qualche tempo fa aveva scritto e lanciato la sua canzone Abbracciami. Che pochi se ne fu, se tutto Perché vien me abbracciarsi ha un significato passa, enorme, importante, mette insieme due o più persone attraverso il contatto fisico, quello che in questo periodo ci è negato. E allora intere palazzine, soprattutto nel napoletano, ma non solo, hanno intonato questa canzone. Oggi si dovrebbe replicare, forse con Azzurro di Celentano. Nei giorni a venire, forse, invece, bisognerà concordare perfino una scaletta. Per ora abbracciamoci forte, virtualmente, idealmente, perché solo stando uniti questa battaglia si può vincere. Dal balcone di casa mia è tutto, linea allo studio.